Buongiorno e benvenuti alla terza pillola formativa collegata alla guida sui principali adempimenti delle imprese alimentari. Oggi approfondiremo il tema delle semplificazioni previste per le microimprese in materia di autocontrollo. E nuovamente con noi la dottoressa Clelia Lombardi del Laboratorio Chimico per rispondere ad alcune domande. Buongiorno, dottoressa Lombardi. Buongiorno. Buongiorno. Il piano di autocontrollo basato sui principi dell'HACCP può essere molto impegnativo da applicare per una piccola impresa alimentare. Sono previste delle deroghe? Allora, in realtà il regolamento 852 del 2004, che è quello appunto che prevede l'autocontrollo per tutte le imprese alimentari, non prevede delle vere e proprie deroghe, però ha una flessibilità tale per cui può essere applicato effettivamente in qualsiasi tipo di impresa, anche in imprese molto piccole, con un numero di addetti estremamente ridotto, perché il regolamento prevede esplicitamente che la documentazione sia non troppo onerosa, quindi abbastanza flessibile da poter essere gestita con facilità anche dalle piccole imprese e prevede che in alcuni casi le buone prassi in materia igienica possano sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo, cioè dei CCP. Quindi in realtà l'obiettivo, che è quello di garantire la sicurezza alimentare, è quello che realmente è importante per la normativa ed è quello che si vuole raggiungere anche ovviamente nelle piccole imprese. E quali sono le imprese che possono avvalersi della possibilità di semplificazione e quali sono i vantaggi? Dunque, nella nostra regione, Regione Piemonte, c'è una delibera del 2012 che indica quali sono appunto le imprese che possono avvalersi della semplificazione ed entra nel merito anche di come effettuare questa semplificazione. Allora, le imprese che possono semplificare il piano di autocontrollo sono tutte quelle che hanno un numero di addetti fino a 5 persone, addette alle lavorazioni, oppure quelle che hanno un numero di addetti fino a 10, ma alcune caratteristiche che le rendono assimilabili alle microimprese. E queste caratteristiche sono innanzitutto di operare in ambito locale, quindi nella propria provincia e nelle province limitrofe. Poi di avere un singolo proprietario o comunque un numero di soci molto ridotto, di non avere un collegamento con la grande distribuzione organizzata e quindi non rifornire la GDO e le altre imprese alimentari, ma tendenzialmente parliamo delle imprese che si rivolgono direttamente al consumatore finale, e queste appunto sono le imprese che possono avvalersi della semplificazione. Per quanto riguarda invece i vantaggi, occorre semplicemente sottolineare che ciò che è più semplice probabilmente è più comprensibile, più facilmente applicabile. Quindi ci si aspetta che le microimprese che semplificano abbiano una applicazione, diciamo, più efficace dell'autocontrollo, perché spesso ciò che è complesso rimane, ahimè, sulla carta e non si traduce in una maggior sicurezza alimentare, ma anzi, dà magari delle certezze false di sicurezza alimentare. Non dimentichiamo però che il vantaggio di avere una semplificazione della documentazione, minori oneri, diciamo, burocratici, si traduce anche in un vantaggio economico per la piccola impresa, perché gestire la documentazione significa dedicare del tempo e quindi anche delle risorse a questa attività. L'impresa deve informare le autorità di controllo, dell'intenzione di avvalersi della semplificazione? Sì, le autorità di controllo devono essere informate, ma non nel senso che attivamente dobbiamo fare una comunicazione. È sufficiente scriverlo sul proprio manuale di autocontrollo che ci si avvale della possibilità di semplificare.
In questo modo, insomma, si è trasparenti nel momento in cui c'è un controllo da parte delle autorità competenti, semplicemente l'ASL o comunque le autorità che stanno facendo la verifica vedranno nel manuale che ci si avvale della semplificazione. Quindi, tra l'altro, questa semplificazione non potrà essere contestata in quanto tale se noi rientriamo come microimpresa nelle definizioni che abbiamo visto poco fa. Va tenuto presente però che ovviamente le autorità di controllo entreranno nel merito degli obiettivi che l'impresa ha raggiunto con il suo autocontrollo, pur semplificato, quindi deve essere comunque dimostrata un'efficacia nel garantire la sicurezza alimentare. Per cui, pur nella semplificazione, la raccomandazione è quella di avere comunque delle procedure di prerequisito scritte e ovviamente applicate, di documentare i risultati dei controlli fatti e documentare i provvedimenti adottati in caso di non conformità. Diciamo che questi tre punti sono irrinunciabili anche nella semplificazione. Cosa si intende per procedure di prerequisito? Allora, le procedure di prerequisito sono importanti, come abbiamo detto poco fa, perché sono comunque la base nell'autocontrollo semplificato. Sono tutte quelle procedure che tengono sotto controllo i pericoli per la sicurezza alimentare, quindi le corrette prassi igieniche. Ecco, ci sono molti modi di chiamarle, ma comunque parliamo sempre di gestione della manutenzione dei locali, delle attrezzature, la pulizia e la disinfezione, la formazione del personale, il comportamento igienico, la lotta contro gli animali infestanti, il controllo delle temperature, questo è importantissimo per qualsiasi azienda che abbia a che fare con prodotti deperibili, la rintracciabilità che comunque comporta la possibilità di ritirare o richiamare dal mercato i prodotti che, nonostante, insomma, tutte le nostre cautele, magari si rivelano pericolosi. Ci sono la gestione dei MOCA, dei materiali oggetti a contatto con gli alimenti. Quindi l'elenco, diciamo, è abbastanza lungo, ma non dovrebbero essere delle novità, insomma, per le imprese alimentari. Possono esserci anche altre procedure più specifiche in relazione al tipo di processo e di prodotti che questa azienda produce. Ad esempio, se utilizzo additivi o aromi, ci sarà una procedura specifica su questo punto. E naturalmente, se ricado nel campo di applicazione del regolamento 2073, che è quello sulle analisi microbiologiche, sul campionamento analisi microbiologiche, dovrò avere una procedura scritta anche per la gestione dei campionamenti. Come dovrebbe essere articolato il manuale di autocontrollo in un'azienda alimentare che si avvale della semplificazione? Allora, diciamo che il punto di partenza è sempre l'analisi dei pericoli, quindi esattamente come per l'HACCP. Quindi si parte dall'analizzare i propri pericoli e nella maggior parte delle microimprese, delle piccole aziende, questi pericoli potranno essere in qualche modo prevenuti e gestiti attraverso quelle procedure di prerequisito di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi sono le buone pratiche, appunto, di pulizia, di formazione del personale, di gestione della manutenzione, eccetera, eccetera, che consentono di tenere sotto controllo alcuni, se non la maggior parte, dei pericoli. Va detto però che se da questa analisi dei pericoli dovesse emergere che ci sono dei punti, delle fasi nella mia attività che rispondono, diciamo, alla definizione di punto critico di controllo, facciamo un esempio, la pastorizzazione, allora quella fase dovrà essere trattata come un vero e proprio CCP, un punto critico di controllo, e quindi dovremo individuare il limite critico, il monitoraggio per la sorveglianza di questo limite critico e le azioni correttive da attuare in caso di superamento del limite critico. Molte imprese, probabilmente molte microimprese, non avranno neanche un CCP, quindi questo è del tutto normale. Laddove invece ne abbiamo uno o più di uno, verrà gestito come
previsto dal regolamento 852 e dai principi dell'HACCP. Da dire però che per quanto riguarda le registrazioni, la semplificazione prevede che sia sufficiente registrare le non conformità rilevate e che questa documentazione debba essere conservata per almeno 3 anni. Quindi queste sono le uniche richieste esplicite che la Regione Piemonte ha evidenziato su questo tema. Vi sono indicazioni anche sul tema del campionamento e dell'analisi dei prodotti? Sì, come dicevamo prima, per quelle aziende che ai sensi del regolamento 2073 del 2005 devono effettuare dei campionamenti e analisi microbiologiche, dal momento che il regolamento prevede per molti parametri il prelievo di 5 unità campionarie, che vuol dire moltiplicare per 5 il costo dell'analisi, ebbene, se siamo di fronte nel tempo, negli anni, a una serie di risultati favorevoli, è permesso diminuire il numero di unità campionarie. Quindi, che cosa vuol dire? Che il primo anno farò l'analisi su 5 unità campionarie, se poi tutto va bene, l'anno successivo potrò scendere a 4, poi a 3 e via dicendo. Una cosa però importante da ricordare è che l'ASL richiede di essere informata della diminuzione del numero di unità campionarie sottoposte all'analisi. Quindi in questo caso devo proprio fare una comunicazione dicendo che ho ridotto il numero di unità campionarie. Possiamo dare qualche consiglio pratico alle imprese che vogliono adottare la semplificazione delle procedure di autocontrollo? Sì, io direi che il consiglio migliore che si può dare è proprio quello di informarsi bene, quindi cercare di accrescere la conoscenza, la propria conoscenza relativamente ai fattori che possono incidere sulla sicurezza alimentare. E un modo per accrescere questa conoscenza è proprio quello, per esempio, di andare a leggere attentamente le linee guida di cui parlavamo prima. Quindi in questo documento, in questa delibera della Regione Piemonte dell'ottobre 2012, c'è un allegato, l'allegato 1, che descrive in maniera particolareggiata, argomento per argomento, prendendo i singoli temi, le singole procedure di cui si parlava prima, quindi i famosi prerequisiti, la pulizia, la formazione, il comportamento del personale, il controllo delle temperature, eccetera, eccetera, e per ognuno di questi argomenti va a esaminare quali sono i riferimenti legislativi da prendere in considerazione, le ricadute pratiche che quel tema ha sulla sicurezza alimentare, sulla sicurezza del prodotto e la documentazione che verrà richiesta all'operatore del settore alimentare in caso di controllo ufficiale. Come potete vedere, infatti, queste linee guida, dal titolo che portano, no? Linee di indirizzo per il controllo ufficiale, sono effettivamente rivolte al controllo ufficiale, ma sono interessantissime e utili, molto utili, proprio anche per le imprese, perché le imprese riescono a trovare tutte le indicazioni utili sia per redigere il proprio manuale di autocontrollo, sia per eventualmente aggiornarlo, in modo tale da non farsi trovare impreparate, ma sapendo già in anticipo che il controllo ufficiale richiederà e andrà a verificare quelle cose che sono indicate, quegli elementi che sono indicati su questo documento. Quindi è per questo che consigliamo di leggerlo con attenzione. Si trova facilmente sul sito della Regione Piemonte ed è scritto in maniera tale da essere assolutamente di facile applicazione anche per le microimprese. Bene, grazie alla dottoressa Lombardi per queste utili informazioni Grazie a voi. e
Grazie. E per ulteriori approfondimenti, ovviamente vi rimandiamo alla guida sugli principali adempimenti delle imprese alimentari che è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Torino. E per coloro che vogliono approfondire gli aspetti legati all'avvio di una nuova attività imprenditoriale, è possibile contattare il settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino e richiedere una consulenza gratuita. Arrivederci, grazie. Arrivederci.